soprattutto per come è andata la partita, perché comunque siamo partiti non benissimo, addirittura siamo andati in svantaggio, però la voglia era quella di riprendere la partita, di imporre il nostro gioco, di cercare di portare a casa più punti possibile, quindi credo che oggi dobbiamo salvare quello, perché comunque c'è stata una reazione importante da squadra vera, da gruppo vero, e quindi poi siamo riusciti ad arrivare alla vittoria. Simone, questa prima maglia da titolare in campionato, tanto attesa, festeggiata con un ritorno alla vittoria, è stata comunque una giornata anche che aspettavi e penso che ti renda felice. Oh beh, come ti ho detto, cioè, sono felice perché comunque io sono tornato a Modena per cercare di riportare il Modena nel calcio che conta, come ho sempre detto dal primo giorno. E purtroppo non ho avuto modo di dimostrare il mio valore, di dare una mano alla squadra dall'inizio, però comunque sono sempre stato lì, ho sempre cercato di lavorare bene per farmi trovare pronto, perché comunque prima o poi le opportunità arrivano. E finalmente oggi è arrivata e sono contento che si sia conclusa con una vittoria. La coppia con Dierna, un po' inedita forse, magari tutti si aspettavano quella con Perna, che peraltro è collaudata, sempre si è sommata da lì. Sì, beh, diciamo che comunque che giochi uno, che giochi l'altro, non cambia perché siamo comunque giocatori esperti che hanno già giocato diverse partite, quindi siamo abituati a tutto e diciamo che sia con Emilio che con Armando non ho nessun tipo di problema. Forse l'errore Simone oggi è stato concedere quel calcio d'angolo e quella punizione per una prima distrazione che vi ha mandato subito sotto e che con una squadra che era già bella abbottonata con un 5-4-1 poteva effettivamente, come è stato, crearvi delle difficoltà nella rimonta. Sì, beh, se andiamo a analizzare come è venuto il gol, è stato un errore nostro in disimpegno, perché comunque abbiamo sbagliato un passaggio, abbiamo preso una ripartenza e siamo poi stati bravi in quella ripartenza a contrastarli e poi dal calcio d'angolo è nato il gol. Come ho detto prima, abbiamo sofferto la loro aggressività i primi minuti, tant'è che siamo andati in svantaggio, però la forza di questo gruppo è stata quella di non mollarli, crederci fino alla fine e alla fine siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante.